Buonasera a tutti, vi ringrazio di esservi collegati con noi. Io sono Serena Trussardi, sono la responsabile del servizio ecologia del Comune di Bergamo e questa sera vi accompagnerò nella presentazione del progetto Climate Change Bergamo, da qui l'acronimo CLIC Bergamo, e dalla strategia di transizione climatica in fase di redazione. Ricordo che l'evento è in diretta Facebook, che sarà possibile tramite commento sul nostro evento fare delle domande che verranno trasmesse ai nostri esperti, alle quali verranno date risposta o direttamente dall'account del Comune di Bergamo o troverete una risposta nel sito dedicato sul sito del Comune di Bergamo al nostro progetto CLIC Bergamo. Il progetto per ora non ha una pagina Facebook propria, ma data la deadline del 2025 verrà creata in modo tale da poter seguire tutte le fasi della progettazione. Vi do qualche informazione: il progetto CLIC Bergamo nasce a quattro mani con la redazione da parte del Comune di Bergamo, del Parco dei Colli, ERSAF e Legambiente Lombardia. E con alcuni sostenitori del progetto, quindi il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo, Ordine degli Ingegneri, degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori, l'Ordine dei Dottori Agronomi e il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e ovviamente Legambiente e Circolo di Bergamo. L'opportunità che è stata data al territorio è stata quella di poter redigere una transizione climatica e di essere accompagnati da un'equipe tecnica denominata Poliaria e costituita dal Laboratorio Cambiamenti Climatici, Rischio e Resilienza, dal Consorzio del Politecnico di Milano Poliedra e della società Terraria SRL. La serata sarà organizzata con primi interventi istituzionali e poi una parte prevalentemente tecnica. L'assessore Zenoni, assessore alla mobilità e all'ambiente, non è potuto essere con noi perché questa sera aveva il secondo vaccino, ha mandato però un contributo e potrete scaricarlo e vederlo direttamente al link che comparirà nell'evento Facebook della serata. Lascio quindi la parola al presidente del Parco dei Colli, Oscar Locatelli. Buonasera a tutti, cercherò brevemente di esprimere la soddisfazione dell'ente Parco dei Colli di Bergamo nell'aderire a un progetto di così grande importanza, ma che sicuramente, secondo me, ha il ruolo, ha il compito di avviare un percorso, perlomeno quantomeno sul nostro territorio, per affermare alcuni concetti, e cioè che possono tra l'altro sembrare banali, ma va fatto, va ribadito, e cioè che il clima è cambiato e che gli effetti già si notano, già alcune città anche italiane stanno intervenendo, sono intervenute per porre rimedio agli effetti. Questo progetto non solo si prefigge questo, ma ha l'ambizione di studiare e di analizzare in modo approfondito e scientifico cosa sta succedendo e cosa succederà. Con ogni buona previsione nei prossimi tempi, quindi dare la possibilità alle amministrazioni locali e non solo di intervenire in questo senso. Io credo che innanzitutto valga la pena agire con disegni grandi, anche se poi gli interventi possono essere contenuti, limitati e apparentemente piccoli. Questo, ripeto, è un grande progetto e che ha anche un'altra valenza, cioè può essere, come sarà sicuramente, un motore, io lo definisco culturale. Perché faccio un esempio piccolo che riguarderà direttamente il nostro ente. Gli interventi a favore della depavimentazione, cioè del riportare, scoprire, riscoprire, togliere cemento e asfalto da piccoli o grandi pezzi di terreno e di territorio nostro. E se riusciamo, come già stiamo riuscendo con alcuni enti locali, a intervenire anche in prossimità dei locali, dei locali scolastici, degli studi scolastici, questo ci consentirà anche di avviare un percorso culturale di approfondimento che possa coinvolgere gli operatori scolastici, gli studenti, ma anche le famiglie, perché è un tema fondamentale che non va sottovalutato. Questo è importante, questo nostro inizio, per quanto ci riguarda, anche perché dobbiamo
avere il compito, ma lo vedo anche da chi aderisce al partenariato complessivo di questa operazione, bisogna anche fare in modo, per affermare un minimo di coerenza, che amministratori, ma anche progettisti, appunto, siano coerenti nel progettare, nel gestire le proprie amministrazioni, mi riferisco ai sindaci e non solo. E cioè, a volte bastano piccoli interventi, come ci ricordavo prima, ma questo può essere un segnale e un inizio di un'operazione, di una serie di interventi che durerà, secondo me, molto tempo. Però, ribadisco, dobbiamo aderire a questo tipo di iniziative, però appunto non dimenticare che non possiamo magari per fretta, precipitazione, asfaltare anche pezzi di percorsi che magari potrebbero essere realizzati in modo diverso. Mi limito a questo tipo di esempio. Quindi ben vengano progetti del genere, grazie a chi le ha avviate, le rende possibile, quindi a tutti, grazie a tutti in particolare, senza nulla togliere agli altri, al Comune, a Lega Ambiente, a ERSAF, e a Regione e a Fondazione Cariplo, che ci consentono di avviare qualcosa di concreto, di prendere atto di qualcosa che sta accadendo, ma soprattutto di far arrivare, e non in modo demagogico, a tutti i cittadini, o al maggior numero possibile di cittadini, la necessità di affrontare questo tema anche nei piccoli comportamenti quotidiani. Grazie, avremo modo di rivederci, spero presto. Grazie ancora. Grazie mille al Presidente del Parco dei Colli. Lascio quindi la parola a Barbara Mezzetto, Presidente Lega Ambiente Lombardia. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per l'invito e ringrazio il Comune di Bergamo, lo saluto, ringrazio il Parco dei Colli, ERSAF e Fondazione Cariplo. Li ringrazio perché questo progetto sembrava destinato a una lunga attesa, invece è stato reso possibile grazie all'impegno e alla volontà di molti, quindi è sempre un piacere vedere insomma un progetto calato, qualsiasi progetto calato sul territorio, sui nostri territori di Lombardia. Transizione ecologica, insomma, sono parole chiave di questi mesi, transizione ed ecologica. A maggior ragione lo sono dopo l'approvazione del piano di ripresa e resilienza da parte della Commissione europea. Noi sappiamo che ci attende un percorso non facile, dico questo perché appunto dobbiamo far capire il senso delle parole, dobbiamo far capire che siamo in una fase di passaggio dove molte cose dovranno essere fatte, molti cambiamenti dovranno essere messi in atto e assimilare questo cambiamento sarà non sicuramente un qualcosa di automatico per tanti cittadini, ma anche per le istituzioni. Come Lega Ambiente da tempo insomma, abbiamo avviato anche altri percorsi simili al progetto di cui stiamo parlando, ne cito uno anche perché insomma Fondazione Cariplo so che lo conosce ed è stata una delle promotrici insomma anche di questo, è Metro Adapt, città metropolitana milanese. Siamo partiti da lì, adesso estendere diciamo così anche in un altro territorio un'altra modalità, altre azioni che possono essere utili per dare un contributo a fermare il cambiamento climatico, all'adattamento al cambiamento climatico, beh, per noi davvero è un'esperienza interessantissima. Quindi insomma io di questo devo ringraziare Lorenzo Baio e Simona Colombo che hanno lavorato sul progetto e che insomma lo seguiranno in modo attento e puntuale. Credo che Bergamo sia una delle sedi ideali, Bergamo e i territori che abbiamo considerato una sede davvero ideale per tracciare un nuovo percorso, per estendere insomma questa strategia di resilienza e per fare in modo che in questo territorio ci sia qualche cosa in più. Allora, qualche cosa in più, ma anche qualcosa in meno. E il meno non è dato, certo, meno caldo, meno mobilità insostenibile, meno cemento, ma tutto questo meno si trasforma poi davvero in qualcosa di più per la città, perché diventa una città più vivibile, una città più misura di persone e di cittadini, diventa una città che può pensare anche attraverso il verde, e le azioni di innovazione messe in campo ad essere una città all'avanguardia, a trascinare i territori in un'avanguardia che ormai è essenziale e su cui bisogna misurarsi. Quindi, insomma, io credo che davvero questo,
Click Bergamo, questo scatto che abbiamo e che faremo fare tutti insieme anche a questo territorio sia davvero un momento importante che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare in modo molto, molto attento, di concerto, quindi insieme, perché insieme si va avanti, da soli si fanno ben poche cose, è davvero per mettere in atto qualcosa che oggi è solo abbozzato nella mente di tanti, ma che può davvero diventare una realtà molto concreta. Quindi davvero io vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per ottenere questo primo risultato e dai, forza, adesso si parte veramente. Grazie davvero molto a tutti. Grazie a Barbara Meggetto, lascio quindi la parola ad Alessandro Fedelpellone, presidente di ESAF. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Si sente? Almeno così decidiamo se si sente o no. Benissimo, prego. Benissimo. E allora niente, un saluto a tutti i partecipanti e saluto a tutti quelli che ascoltano. Devo dire che questo progetto effettivamente è un progetto che vede da lontano un qualche cosa che è importante, cioè la presa di coscienza che i cambiamenti climatici non sono più un qualche cosa al di là da venire, ma sono qualche cosa che già sono in atto e che è necessario non soltanto prevenirli, ma cercare ormai di gestirli e aiutare i territori a muoversi in una maniera più coerente in questo senso. E noi come Regione Lombardia, come ESAF Lombardia, partiamo dalla lontana perché abbiamo sottoscritto il protocollo del 2030, quindi il protocollo mondiale per la questione della gestione in generale dei sistemi ambientali. E abbiamo anche ospitato in Regione Lombardia il Forum Mondiale della Forestazione Urbana e tutti i progetti che sono di livello di ampio respiro. Ma in tutti questi progetti si è sempre detto che la cosa più importante è poi andare a livello dei territori, andare a livello dei parchi, andare a livello delle città, proprio perché è importante che ogni piccola realtà faccia del proprio. Grazie a Fondazione Crealipro, ai finanziamenti di Regione Lombardia e al Comune di Bergamo che ha voluto realizzare questo progetto, entriamo nel merito di andare su un territorio specifico e elaborare da un lato una strategia per migliorare questa gestione del clima e poi anche mettere in atto questa strategia, perché la cosa importante non è soltanto progettare, ma è anche poi dare attuazione a questo tipo di azione, proprio perché l'obiettivo potrebbe essere quello di essere anche un'apripista, un territorio che fa delle buone pratiche che poi possono essere copiate o prese in considerazione anche degli altri territori. La possibilità c'è perché il capofila come Comune di Bergamo, la nostra partecipazione, Lega Ambiente, siamo abbastanza coesi, abbiamo effettivamente lavorato in altri tanti progetti durante tutto questo periodo, quindi mi auguro e sono convinto che potremo fare sicuramente un ottimo risultato. La partecipazione poi del Parco dei Colli di Bergamo è importante proprio perché funge da collegamento tra una realtà montana e una realtà di pianura, proprio perché sono i colli, ed è proprio questo un aspetto importante che fa sì che possiamo veramente realizzare un qualcosa che possa avere un 360 gradi di interesse per tutti i territori del nostro perimetro che studieremo, che sarà l'area vasta della città di Bergamo, ma sicuramente potrà essere utile ed esempio anche per gli altri territori di Regione Lombardia. Grazie. Grazie mille al presidente di ESAF. Lascio quindi la parola a Federico Beffa di Fondazione Cariplo. Sì, buonasera a tutti. Fondazione Cariplo ha avviato un percorso per supportare i territori nel contrasto al cambiamento climatico ormai nel 2019. Il cambiamento climatico, tra l'altro, il contrasto al cambiamento climatico è diventato uno dei 9 obiettivi strategici della Fondazione e la Call for Ideas Strategia Clima rappresenta, diciamo, lo strumento di punta per la Fondazione Cariplo in questo ambito. Fondazione ha voluto appunto supportare 4 territori che sono stati selezionati in un modo molto pragmatico, che è la modalità che contraddistingue poi il fare di Fondazione Cariplo. In una prima modalità, quindi supportando i territori tramite il servizio di assistenza tecnica, in questo caso fornito da Poliaria, e successivamente
nella modalità più classica, quindi di un'erogazione di contributo. Le quattro idee progettuali, in particolare questa sera viene presentata quella di Bergamo, sono state ritenute solide, coerenti, concrete. In particolare l'idea di progettuale di Bergamo è stata ritenuta vincente proprio perché aveva definito una chiara volontà di andare ad intervenire su quelle che sono le criticità esistenti dal punto di vista del cambiamento climatico e anche l'aver messo in atto tutta una serie di azioni organiche tra di loro. Evidentemente questa strategia per Fondazione Cariplo non dovrebbe esaurirsi con l'esaurimento delle risorse messe a disposizione, ma dovrebbe essere il via per un'attività che deve proseguire anche a medio e lungo termine. La Fondazione ha voluto porre l'accento sulla creazione di alleanze strategiche perché il cambiamento climatico non è un elemento che può essere affrontato da soli e quindi ha chiesto ai territori di raggrupparsi e con grande successo il partenariato di Bergamo ha saputo mettere assieme una compagine con le competenze adeguate e le risorse adeguate per poter affrontare questa sfida a livello sovralocale. Una cosa che voglio dire appunto in generale sui quattro territori è appunto che i quattro progetti insieme rappresentano sicuramente un elemento concreto di contrasto anche regionale al cambiamento climatico. Noi ci auguriamo che diverse buone pratiche possano essere poi replicate in altri contesti. Complessivamente saranno 20 milioni di euro movimentati dai quattro territori, di cui circa 5 da Fondazione Cariplo, 4 da Regione Lombardia per le azioni di depavimentazione e forestazione. Quindi sicuramente diciamo, noi siamo molto entusiasti di ciò che i territori stanno facendo e non vediamo l'ora che le strategie poi possano partire e ciò accadrà tra brevissimo, come poi vi verrà raccontato dai prossimi relatori. Grazie, buona serata. Grazie mille Federico. Partiamo quindi nella parte diciamo più tecnica della serata. Darò solo qualche indicazione rispetto all'idea progettuale di strategia clima per lasciare poi la parola ai colleghi di Poliaria. Quindi abbiamo detto che Click Bergamo prevede una suddivisione di 19 azioni complesse in 7 tipologie di ambiti di intervento che verranno successivamente ovviamente spiegate. Come è stato detto, il finanziamento prevede 2 milioni e 4 da utilizzare sul territorio grazie appunto a Fondazione Cariplo e a Regione Lombardia. Le azioni riguardano ovviamente i 4 partner, quindi delle 19 azioni avremo quelle diciamo, di competenza del Comune di Bergamo, del Parco dei Colli, di ERSAF e Legambiente. Come abbiamo detto, la grande sfida e la grande opportunità che è stata data da questo bando è quello di poter avere un team di consulenti che ci porterà alla redazione di una strategia climatica che diversamente appunto il territorio non avrebbe probabilmente potuto raggiungere. La cosa appunto importante è che l'approvazione finale della strategia di transizione climatica sarà verso ottobre di quest'anno, quindi 2021, come abbiamo detto una deadline di circa 5 anni, ma diciamo l'auspicio è quello di poter permeare i nostri piani urbanistici, quindi la parte diciamo, pianificatoria dei territori affinché questa strategia di transizione possa in realtà andare ben oltre quello che è il finanziamento che Cariplo ci ha potuto appunto dare insieme a Regione Lombardia. Lascio quindi la parola a Giuseppe Maffeis per la spiegazione del quadro conoscitivo. Grazie Serena, buonasera a tutti. Allora, la prima domanda è che cosa può comportare in un ambito urbano e periurbano come quello del progetto Click Bergamo, che cosa può comportare il cambiamento climatico in termini di rischi? Sostanzialmente i rischi
principali sono due. Il primo è quello delle ondate di calore, quindi un incremento rispetto alle aree circostanti della temperatura, e questo è dovuto sostanzialmente al trend complessivo che poi vedremo nelle prossime slide e alla presenza del fatto che questo fenomeno si acuisce a causa dell'ambito particolarmente urbanizzato. L'urbanizzazione porta poi all'incremento anche del rischio legato alle piogge intense, che portano sia esondazioni dei corpi fluviali sia inondazioni negli ambiti urbani, anche in questo caso per il cambiamento legato all'eccessiva urbanizzazione che riduce appunto il drenaggio sostenibile. Cosa possiamo fare? Quindi dobbiamo andare a affrontare da un punto di vista conoscitivo il contributo che il territorio, quindi la città di Bergamo e gli altri comuni coinvolti portano in termini emissivi, e quindi quali sono i consumi energetici che portano emissioni di CO2, e secondo aspetto qual è il quadro climatico e quindi qual è l'intensità dei rischi a cui siamo soggetti, a cui è soggetto il territorio rispetto ai due temi che ho prima illustrato. Quindi andiamo a vedere innanzitutto l'aspetto energetico. Il Comune di Bergamo nel 2010, diciamo, basandosi sulla situazione al 2005, ha approvato il piano energetico, il piano d'azione per l'energia sostenibile, e rilevando appunto un totale emissivo pari a circa 600.000 tonnellate di CO2, cioè ogni cittadino di Bergamo contribuisce con 5 tonnellate di CO2 all'anno. Cosa sta succedendo nei 15 anni che sono passati di attuazione di questo piano? Si stanno raggiungendo gli obiettivi di riduzione del 20% di queste emissioni, obiettivi che sono state rilanciate e che appunto una delle azioni centrali del progetto Clip Bergamo rilancerà, che è il PAES, che quindi rilancia al 2030 la riduzione del meno 55% delle emissioni di CO2, introducendo anche l'ambito del clima. Quali sono le cause dei consumi energetici e quindi delle emissioni di CO2? Se andiamo a vedere il comparto civile, il peso è pari al 60% nella somma residenziale e del terziario, e le emissioni sono principalmente legate per il 75% al gas naturale e all'energia elettrica. Quindi è necessaria un'opera di decarbonizzazione, quindi di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili e riduzione della quota di gas naturale. Andando a vedere il clima, ci siamo concentrati in particolare sulla stazione di Orio al Serio. Appunto, siamo andati a confrontare il trentennio 1990-2019 rispetto al trentennio precedente, 1960-1989. In questi quadratini che vedete, troverete rosso quando la temperatura è maggiore rispetto al trentennio precedente, anno per anno, e azzurro quando la temperatura è inferiore al trentennio precedente. Da un colpo d'occhio, senza andare a analizzare i numeri, che è impossibile a questa risoluzione, è immediato cogliere che tutti gli anni, a parte il 1991, sono anni rossi, quindi anni con temperature, anomalie positive, quindi temperature superiori. Il 2019, che peraltro non è stato neanche l'anno più caldo degli ultimi, ha una temperatura media superiore a 2 gradi, quindi i famosi 2 gradi di cui si discute sono già stati ottenuti con un incremento rispetto al trentennio precedente. Cosa succederà? Quali sono le previsioni che proiettano al 2100 la situazione climatica? Vediamo qua gli scenari al 2050, 2070, 2100 in termini di temperatura secondo due scenari. Un scenario che non guarderemo per non essere troppo pessimisti, del non far nulla, e lo scenario RCP 4.5, che è quello di un intervento parziale. Purtroppo questo intervento parziale nella pianura padana in generale, e comunque anche nella città di Bergamo, comporterà incrementi al 2100 di temperatura tra i 2,5 gradi e i 3 gradi. Se andiamo a vedere la precipitazione, il segnale è più articolato. Vedete l'alternarsi tra zone rosse, che significa riduzione della precipitazione, e zone blu, che significa incremento della
precipitazione e quindi c'è un lieve, una lieve tendenza a, a un incremento al 2100 delle precipitazioni invernali. Ma se andiamo a vedere le precipitazioni estive, vedete che il rosso è imperante, quindi questo porterà appunto a forti siccità estive con una forte riduzione delle precipitazioni estive appunto nel, nel territorio della pianura padana, in particolare nel comune di Berno. Ho concluso, grazie dell'attenzione. Grazie mille Giuseppe Maffeis, lascio quindi la parola a Marcello Magoni del DASTU del Politecnico di Milano. Marcello, non ti sentiamo, ti chiedo di attivare il tuo microfono, grazie mille. Scusate, grazie Serena, buonasera a tutti. Io volevo puntualizzare sostanzialmente il carattere che una transizione climatica e quindi la strategia per poterla conseguire ha. La transizione climatica è un processo sia di carattere globale che di carattere locale che a seconda dei diversi contesti viene proiettato nell'arco di alcuni decenni. Per l'Unione Europea noi abbiamo un riferimento che è trentennale. Pertanto qualsiasi strategia che cerca di conseguire questo tipo di grande obiettivo è una strategia che deve porsi un problema di progressività, cioè nel senso che si va a collocare all'interno di un certo periodo temporale e che apre sostanzialmente, serve soprattutto ad aprire una certa condizione che dovrebbe essere portata avanti in una fase successiva con una logica incrementale. Allora, proprio per fare questo, la vision, che costituisce sostanzialmente una sorta di scenario progettuale rispetto al quale una strategia si riferisce, quindi ne definisce il perimetro sia di tipo temporale, ma anche il perimetro rispetto agli aspetti che vengono affrontati, deve avere questo tipo di caratterizzazione. Allora la vision non può più essere considerata un elemento statico da raggiungere, ma una sorta di condizione di progressiva, dinamica, che noi dobbiamo mantenere nell'arco di un tempo molto lungo. Allora, due sono gli aspetti che noi dobbiamo considerare all'interno della transizione climatica. C'è un aspetto di mitigazione, che significa sostanzialmente ridurre il più possibile i gas climalteranti per ridurre quei fenomeni che in precedenza Giuseppe Maffei si è indicato per il territorio, e dall'altra parte invece c'è tutta una questione legata all'adattamento, cioè la capacità di riuscire a reagire, a comunque in qualche modo contenere tutti gli effetti negativi che produrrà il cambiamento climatico. Da questo punto di vista, allora, ciò che bisogna riuscire a realizzare è fondamentalmente un sistema territoriale che ha una caratterizzazione di proattività. Quindi, dal punto di vista della mitigazione, una proattività continua e progressiva per la riduzione fino all'irrilevanza delle emissioni di gas climalteranti, da una parte, dall'altra parte, invece, questo tipo di proattività e di progressività deve puntare a migliorare la gestione dei rischi e delle criticità dovute al cambiamento climatico, sapendo benissimo che, non esistendo il rischio zero, l'operazione che si deve fare è cercare soprattutto sostanzialmente di limitare certi rischi. Il limite di questi limitare di questi rischi è molto legato alla capacità di costruire un sistema che sia di tipo cosiddetto coevolutivo e resiliente, che riesca ad anticipare le situazioni critiche. All'interno di questo tipo di vision, noi abbiamo individuato 5 ambiti di azione degli obiettivi. 2 di questi ambiti di azione riguardano, come abbiamo detto prima, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, che sono i contenuti principali di questo tipo di intervento e che quindi dal punto di vista della mitigazione vanno dalla diminuzione delle emissioni di gas climalteranti all'aumento dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, all'assorbimento delle azioni dei gas climalteranti. Mentre dal punto di vista delle mitigazioni si cercherà di ridurre soprattutto gli effetti dei 3 principali fenomeni che caratterizzano il cambiamento climatico, che sono le ondate di calore, gli allagamenti, comunque gli effetti negativi dovuti all'acqua e anche a tutta una serie di episodi estremi, vedi il 20, dovuti ai episodi di carattere meteorologico. Poi ci sono altri 2 generi di obiettivi importanti, perché per riuscire a raggiungere quel tipo di prestazioni è necessario avere una governance adeguata,
un'organizzazione delle strutture degli enti attuattori adeguata e dall'altra parte cercare il più possibile di coinvolgere la popolazione in questi tipi di operazioni. Quindi altri due ambiti di azione importanti e infine occorre fondamentalmente trovare le risorse per poter fare questa operazione. Sicuramente questo tipo di proposta, cioè Click Bergamo, questi fondi che hanno, sono stati trovati molto importanti, serviranno soprattutto a dare uno spinto ulteriore già delle azioni che esistono sul territorio, ma dovranno soprattutto innescare un meccanismo che ci porterà a incrementare nel tempo sempre più questi tipi di azioni. Grazie. Grazie mille Marcello. Andiamo quindi a scoprire quali sono le azioni del nostro progetto. Come dicevamo, gli ambiti di intervento sono quelli che vedete rappresentati in questo, diciamo, fiore rappresentante appunto le tipologie delle nostre azioni. Per ciascuna azione verranno dettagliate il rischio connesso al cambiamento, le fasi temporali di attuazione, gli obiettivi principali e secondari, i risultati attesi e gli indicatori, diciamo, sia intesi come esiti diretti che indiretti. Per ciascuna tipologia di azione andremo a raccontarvi solo alcune delle azioni che intenderemo intraprendere proprio per non tediarvi questa sera, però ricordo che sulla pagina dedicata del Comune di Bergamo troverete sia le slide di questa sera che tutti i documenti più significativi della strategia climatica e del progetto Click Bergamo. Vado quindi a presentarvi quello che è il primo ambito di intervento, che è il supporto alla revisione degli strumenti urbanistici. Come è stato già detto da chi mi ha preceduto, quello che si intende fare è quello di permeare tutti gli strumenti urbanistici e di pianificatori del territorio affinché la strategia di transizione climatica non rimanga esclusivamente un esercizio teorico, ma trovi la sua applicazione, la sua concretizzazione proprio attraverso appunto la pianificazione urbanistica, quindi sui territori. Di tutte queste azioni andrò a presentarvi forse quella un po' più complessa, che è l'azione da PAES a PAESC. Per i non addetti al lavoro, diciamo che il PAES, il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, avete sentito prima Giuseppe Maffeis che ha dato qualche indicazione. Il Comune di Bergamo ha aderito al patto dei sindaci nel 2009 e, come vi è stato detto, già quest'anno, nel 2020, abbiamo fatto un monitoraggio che ci ha permesso di comprendere che tutte le azioni che erano state inserite hanno portato in realtà a una riduzione rispetto alla baseline del già di una quota superiore al 20% di CO2. Quello che l'Unione Europea ci chiede di fare è quello di posticipare e aumentare il livello arrivando al 2030 con un aumento di impegno, quindi arrivare a una riduzione di CO2 almeno del 55%. Ma come vi diceva prima Giuseppe, abbiamo un'altra sfida, ossia quella di considerare fondamentale l'argomento clima, quindi non possiamo prescindere nel creare il nostro nuovo piano dal trattare anche cosa queste azioni comportano sul nostro clima. Andrei oltre e andiamo a presentare invece una seconda tipologia di azioni, che sono le azioni di adattamento e mitigazione. Il partenariato ha puntato molto su questa tipologia di azioni, infatti vedete che l'elenco è decisamente più lungo rispetto al precedente. Anche in questa occasione andrò a presentarvi tre di queste azioni. La prima è la messa in sicurezza idraulica della Val d'Astino. Questa per il Comune di Bergamo è un'azione decisamente sentita, anche perché nel 2017 con una serie di eventi meteorici estremi, quindi con le cosiddette bombe d'acqua, alcune zone sono davvero state sommerse dall'acqua, generando ovviamente molti danni. Per questo si è investito per creare tre vasche di laminazione, infatti abbiamo sostanzialmente questi tre lotti di completamento della
riangolazione, diciamo, della messa in sicurezza della Val d'Astino. Il primo lotto che riguarda la sistemazione del tratto del rio Lavanderio con una prima massa di laminazione di circa 20.000 metri cubi. Un secondo lotto che prevede ovviamente anche qui la sistemazione della roggia Curna con la realizzazione di una condotta interrata parallela alla roggia tra la via Astino e la via Ripari Pasqualina e la realizzazione di una seconda vasca di laminazione di circa 25.000 metri cubi. Un terzo lotto che prevede una terza vasca di laminazione più piccola di 10.000 metri cubi ma il rifacimento dello scaricatore di via Bechela. Questo intervento è un intervento che viene fatto sul territorio del comune di Bergamo, ma all'interno del Parco dei Colli. Per questo, pur essendo un intervento di ingegneria idraulica, ha diciamo, curato tantissimo quello che è l'inserimento paesaggistico, per cui è diciamo, un intervento molto importante per il comune, ma anche per il territorio. La seconda azione che vado a descrivervi è invece la riqualificazione naturalistica del bacino fluviale del torrente Morla. Questa azione verrà realizzata in comune di Ponteranica e prevede la depavimentazione di un tratto del torrente Morla. Diciamo ovviamente, come avete sentito precedentemente, queste azioni sono azioni pilota, quindi verranno realizzate sul territorio con la speranza di trovare altri finanziamenti che permetteranno di arrivare a una depavimentazione e ad una rinaturalizzazione dell'intero torrente Morla e, se possibile, anche di altri torrenti. Ovviamente in questo caso, avendo un budget cosiddetto limitato, ci siamo focalizzati su questo tratto. Questa rinaturalizzazione permetterà, ovviamente togliendo la parte in cemento, di aumentare il drenaggio, quindi naturale, ma anche di diminuire la velocità delle acque che creano ovviamente diciamo, dei problemi poi a valle. L'intervento prevede anche la messa a dimora di 4.000 nuovi arbusti autoctoni. Sempre sulla stessa tipologia c'è l'intervento di pilota, sempre di depavimentazione, sono in realtà due interventi, anche in questo caso questi due interventi verranno effettuati sul territorio dei cosiddetti comuni dei colli, quindi non sul territorio del comune di Bergamo, e verranno scelte due aree per almeno 3.000 metri quadrati ciascuna. L'obiettivo è anche qui un obiettivo pilota, cioè andare a provare a rinaturalizzare delle aree che potrebbero essere piazze o aperture davanti alle scuole in prossimità di biblioteche, per aumentarne la naturalità e per far sì che si aumenti la fruibilità di queste aree. Ovviamente oltre alla depavimentazione andremo anche in questo caso a mettere a dimora 500 esemplari tra piante e arbusti. Altri interventi, le tipologie di altre azioni che abbiamo inserito sono la mitigazione dei cambiamenti climatici e in questo caso l'azione che è stata inserita è l'azione delle comunità energetiche. Quello che si intende fare è uno studio che possa permettere di capire se è attivabile una comunità energetica pilota, anche in questo caso partendo dal territorio del comune di Bergamo e soprattutto potendo unire sia parti private che parti pubbliche per una produzione e autoconsumo dell'energia ovviamente prodotta. L'idea è quella poi di trasferire questo modello in tutti gli altri comuni del paternariato. Abbiamo inserito anche qui richieste di finanziamenti, ovviamente l'incentivazione e l'accoglimento di iniziative di donazione, una per tutti che è diventata molto famosa è il crowdfunding attivato per la creazione del Bosco della Memoria. E l'ultima tipologia è il sistemi e reti di monitoraggio. Questa azione è un'azione che verrà effettuata invece sul territorio del Parco dei Colli, quindi riguarderà più comuni sostanzialmente. Qui vedete una prima ipotesi di localizzazione di questa stazione di misura. L'idea è quella di avere delle stazioni pluviometriche, quindi diciamo una rete di monitoraggio costituita da sensori che integrano sostanzialmente la previsione meteorologica a breve termine con il rilievo in tempo reale dei principali parametri meteoclimatiche con livelli idrometrici dei corsi d'acqua.
Questa azione è costituita in realtà da due subazioni. La prima è quella di creare, come dicevo, una rete di monitoraggio. La seconda è quella di dare un sistema di supporto alle decisioni, ai sindaci, alle amministrazioni, che potranno tener conto nella loro scelta, sia pianificatoria, sia diciamo di concretizzazione delle azioni, di dati. Dati reali, dati del territorio. È uno strumento ovviamente completo ed integrato e ovviamente verrà utilizzato mediante un sistema informativo geografico, quindi andrà a permeare i SIT dei diversi comuni. Altre tipologie di azioni abbiamo, e queste sono le ultime, le capacity building e il coinvolgimento della cittadinanza e mitigazione. Allora, come è stato detto in precedenza, quello che si ritiene essere importante è innanzitutto la formazione del personale addetto alla transizione climatica, alla strategia, perché solo persone che davvero sono formate e credono nella possibilità di cambiamento possono creare il cambiamento. Da qui il fatto di poter investire su questo personale, sul climate manager, ma anche sul gruppo di lavoro alla lotta ai cambiamenti climatici, non solo ovviamente della città di Bergamo, ma di tutto il partenariato. E altrettanto importante è il coinvolgimento della cittadinanza e mitigazione, quindi questo evento è il primo di una serie, come dicevo verranno organizzate anche altre tipologie di coinvolgimento della cittadinanza, per cui ci saranno una serie di iniziative per poter coinvolgere, per capire che cosa pensa la cittadinanza di questo, non solo del progetto, ma ovviamente della transizione climatica sul territorio. Perfetto, possiamo andare oltre. Lascio quindi la parola a Elena Girola che ci spiegherà, entrerà un attimino nel merito di quello che è il coinvolgimento dei cittadini e quello che è il percorso che è stato fatto e che si farà ovviamente per coinvolgere la cittadinanza. Grazie Serena, buonasera a tutti. Vi illustrerò appunto quanto è già stato fatto e quanto si intende fare per, diciamo, per promuovere la strategia di transizione climatica di cui stiamo parlando. In particolare è stato fatto un primo evento il 4 giugno con i comuni che fanno parte del territorio del Parco dei Colli, che abbiamo brevemente chiamato i Comuni dei Colli. Infatti il Comune di Bergamo si fa promotore della propria strategia con un'ottica di ampio respiro e l'idea sarebbe quella di allargare la strategia e quindi la vision e i suoi obiettivi anche contaminando positivamente i territori di questi altri comuni che fanno parte appunto del Parco dei Colli. Quindi un primo incontro è stato organizzato per illustrare il progetto e la proposta di cui stiamo parlando oggi e proporre appunto un lavoro coordinato e comune tra tutti questi territori. E la proposta, questa prima proposta è stata accolta positivamente, quindi si lavorerà in questa direzione appunto nei prossimi anni. Il secondo momento che vi racconto è quello della conferenza stampa del 14 giugno, in cui è stato dato ufficialmente comunicazione all'esterno, quindi ai cittadini e agli stakeholder dell'esistenza del progetto e dell'attivazione appunto di questo processo che inizia oggi. Il 23 giugno, cioè stasera, è stato organizzato questo primo incontro di presentazione allargata quindi ai cittadini, a tutti coloro che sono interessati a questi temi e che però appunto è il primo momento che vede che fa partire un processo che andrà avanti durante tutti i prossimi anni. Infatti i cittadini saranno chiamati in vari ambiti a dare un loro contributo, quindi saranno formati, informati delle attività in corso e anche più ampiamente del tema della transizione climatica. Inoltre saranno invitati a coprogettare alcuni interventi,
e quindi dare un loro contributo proprio pratico e attivo a quello che si fa sul territorio, e inoltre si prevede anche di coinvolgerli nelle attività di monitoraggio, quindi magari attivare un monitoraggio partecipato che possa eventualmente reindirizzare la strategia di transizione climatica. Inoltre sono stati individuati degli stakeholder che possono appunto essere interessati a questo processo, che possono riguardare che possono essere considerate le università, le altre amministrazioni, i media, le associazioni organizzate dei cittadini stessi o le utilities. Insomma, tutti coloro che possono arricchire il confronto e quindi l'arricchimento della strategia stessa, promuovere la strategia anche all'esterno appunto del territorio di Bergamo e aiutare l'amministrazione alla divulgazione e alla disseminazione degli risultati raggiunti e a una loro replicabilità anche in altri territori. Grazie mille Elena. Ricordo solamente che per poter dare il vostro contributo potrete scrivere nei commenti della pagina Facebook del Comune legato a questo nostro programma, a questo nostro intervento. È disponibile per qualsiasi informazione la mail tutelambiente@comune.bg.it e appunto ricordo la pagina sul sito del Comune di Bergamo, dove troverete questi contributi di questa sera e la documentazione più importante legata a Click Bergamo e alla strategia di transizione climatica. Io ringrazio tutti i presenti per la partecipazione e spero di vedervi presto. Grazie mille.